Io sono Cassa Integrato da aprile di quest'anno. La fabbrica ha detto basta e non si sa niente, non si sa né che riapra né che non riapra. Le promesse sono quelle che conosciamo, che sentiamo tutti i giorni, anzi addirittura neanche più le sentiamo più le promesse. Ho lavorato per Lumina per 6-7 anni e niente, adesso mi mancano quelle 500-600 euro al mese e cosa devo fare? Devo cercare di sopperire facendo il mestiere che mi hanno insegnato, che mi ha insegnato mio padre. Sono da quando sono piccolino che sto facendo questo mestiere qua. Quando ho visto che non c'era la possibilità di poter mantenere la famiglia in condizioni almeno dignitose, ho deciso di entrare in fabbrica, perché pensavo che la fabbrica mi dava quella sicurezza e quelle certezze che il mare non mi poteva dare. Cioè, la delusione della fabbrica è stata grande perché io credevo che da lì me ne andavo in pensione. Io lavoro nell'industria da una decina di anni. Purtroppo a causa di questa crisi industriale ho dovuto insomma andarmi a riprendere dei lavori che avevo fatto da ragazzino. Avevo un contratto di 100 giorni che mi dava 4.300.000 lire, 43.000 lire al giorno. A oggi, 13 anni dopo, prendo 50 euro in nero per tirarmi avanti la giornata, per compensare a un ammortizzatore sociale di 800 euro. Ma alla fine io preferirei lavorare piuttosto che avere una cassa integrazione e arrangiarmi con una giornata. Io divento tonnarotto perché devo lavorare, in un modo o nell'altro un lavoro lo devo trovare. La cassa integrazione è di 800 euro, io sono un singolo, non ho famiglia, per me può andare anche bene, però ci sono tante persone, tra cui 47 miei colleghi, che hanno famiglia e 800 euro non bastano più. Durerà per un anno, in previsione anche di un altro anno, quindi due di fila. Dopodiché o si riprende a lavorare a pieno regime oppure qua chiudono, sarò costretto a prendere le mie due cose è andare al di là del Mediterraneo, verso il continente, addirittura se non all'estero. Adesso finché la tonnara continua e fra poco finirà, salperemo tutto, continuiamo a fare questo. Appena finirà la tonnara e si salperà tutte le reti, il corpo, vedremo un po' cosa fare. Se la zona non promette niente, bisogna ripartire come abbiamo già fatto in passato e andare su o in Lombardia o dove capita a continuare a lavorare, a fare l'immigrato. Sempre se c'è lavoro da quella parte. Nel 2009 sono in cassa integrazione a 0 ore. La fabbrica dove lavoro io, che lo allumina, è stata chiusa, hanno fermato l'impianto e quindi praticamente hanno messo tutti in cassa integrazione. Ci siamo ritrovati che siamo migliaia di persone fuori a spasso. E dove vai? Spazi non ce ne sono. Crisi dell'allumina, io dall'84, da quando sono entrato, c'era la crisi. E le crisi ne abbiamo passato tantissime.
lo Stato, insomma, non può continuare a dare soldi a multinazionali che poi prendono e fanno quello che vogliono. Non vanno bene queste cose, perché noi ci ritroviamo sempre alla mercé di queste multinazionali che prendono per quattro soldi e poi, quando non gli conviene più, come dire, vanno via. Ritornare alla campagna, io non sono mai andato via dalla campagna, ci sono sempre, solo che quando non è in cassa integrazione, come dire, avendo poco tempo, gli dedicavo il sabato, la domenica, qualche giorno di ferie e così via. Adesso ho riscoperto la campagna a tempo pieno praticamente, perché stare a casa non è possibile, perché diventi matto, insomma. Io non l'ho mai fatto la tonnara, è il primo anno che la faccio e mi piace. E niente, un'esperienza nuova ed è anche molto bello come lavoro. C'è un peccato che non sia un lavoro continuativo, sia solo un lavoro stagionale. Forse dicono che sia un po' violenta, perché chiaramente si macchia di sangue il mare. Diciamo, il rosso del sangue fa il suo effetto, però anche il rosso che abbiamo nella discarica fanghi qua a Portovesme, diciamo, forse fa più pensare. Sì, io lavoravo proprio al bacino fanghi. Questo è il bacino dei fanghi rossi della Lumina, che c'è oltre dagli anni 70, perciò praticamente c'è più di 30 anni. Questa è una bomba ambientale, sì, questa è proprio una bomba ambientale, con questo che c'ha anche delle difficoltà di resistenza. Il bacino dei fanghi rossi ha tirato fuori una nube rossa che ha sommerso Parigiano. E la fabbrica è ferma. Mentre prima veniva innaffiata, passavano le cisterne dell'acqua, innaffiavano e questa polvere non si sollevava. Adesso come si sta asciugando il materiale, il vento lo tira fuori. E dove lo porta? Lo porta a Parigiano. Se qua non fanno qualcosa, il problema che io ho visto quella domenica del vento, ce lo ripeterà sempre. Certo, io da lavoratore che cosa devo dire? Mi sto zitto. Però sinceramente dentro di me c'è da dire solo no. Questo complesso industriale non gli do tanto di vita. E se qua veramente qualcuno non decide di fare qualcosa, ce la vediamo veramente, ma veramente brutta. Anche perché abbiamo visto ormai che queste industrie ormai stanno per raggiungere i 40 anni di età e quindi stanno entrando in un'età che per questo tipo di industria diventa critica. Un impianto come quello della Lumina, che io sappia, non è arrivato a 50 anni. L'Euralumina è un progetto degli anni 50, elaborato poi e finanziato alla fine degli anni 60. L'industria, qua, oltre ad avere fatto quello che ha fatto, l'inquinamento e tutto, ha inquinato anche la testa della gente, cioè nel senso che le promesse, giustamente uno per il posto di lavoro, perché qua prima dell'industria di che cosa si viveva? Agricoltura, pesca e altre cosettine così. La gente quando è arrivata all'industria
ha venduto anche le terre per l'industria, ha venduto le barche, ha venduto tutto per poter entrare in me. Mio padre è stato uno di quelli, come ti dicevo prima. Certo che siamo stati, plagiati dall'industria. Allora, secondo me la gente si deve liberare dalla schiavitù mentale dell'industria, se vuole ottenere qualcosa e fare qualcosa. Purtroppo non sarò io quello a far capire alla gente, ripeto, mi è difficile anche a me capirlo, perché ci ho vissuto, ci sono nato con l'industria. Sono io il primo che se sento un altro parlare come ho parlato io, dico, ma questo qua, ma che cosa sta dicendo? Però purtroppo ci hanno inculcato così, ci hanno fatto capire che devi dire, devi fare quello che dicono loro. Da pescatore operai perché sei obbligato a lasciare il tuo mestiere e prendere un altro tipo di lavoro se vuoi vivere. Io lavoravamo tre pescherie a Utta, Semini e Cagliari. Abbiamo dovuto chiudere perché avevano proibito di andare a pesca nella laguna, perché era inquinata dal mercurio. E poi sono dovuto entrare in fabbrica anch'io. In quel periodo lì da 600 a 800 pescatori c'erano nella laguna lavorando. Poi alla Rumianca hanno assunto quasi tutti i pescatori. Ma io non ne volevo neanche sentire di entrare in fabbrica, perché non era il mio mestiere. Sono tornato a fare perché la passione ti rimane. Anche dopo che vai in pensione uno che è abituato a lavorare, ti rimane la passione di andare a rifare quello che facevi da giovane magari. Cosa mi viene in mente? Non mi sembra vero che ho passato 30 anni là dentro. È come se uno l'avessero condannato a 30 anni di prigione ed è uscito da una prigione. Sono entrato in Rumianca nell'aprile 74, poi nel 70, adesso non ricordo bene, verso il 78 mi sembra che era, ci hanno messo in cassa integrazione. E da lì dopo un anno e mezzo ci hanno proposto di fare dei corsi di riqualificazione. E tra questi c'era anche l'agricoltura, roba di agricoltura. Io avevo scelto proprio l'agricoltura. A questo punto mi ha chiamato un assistente, non so chi era, comunque uno della regione, e dice, ma come mai lei ha scelto proprio agricoltura? Dice, ma non conviene farlo, tanto l'agricoltura non serve a niente. E gli ho detto, ma perché non serve a niente? Tanto, dice, da mangiare non serve, perché le bistecche le fanno la Little Proteine di San Rocco, dice, e non ci servono più. Io gli ho detto, guardi,
lei mangerà quelle bistecche, io mangerò il pollo che leverò io, il maiale che leverò io. No. Comunque, non mi hanno fatto fare il corso di agricoltura. Ma io dico la verità, la vivevo come fossi un ladro. Perché tutti ti dicevano, ah, cassa integrata, quello lì sta prendendo i soldi gratis dallo Stato, come un ladro. Che poi la cassa integrazione, non per me, ma per molta gente, è stata ancora peggio, perché hanno avuto questi soldi senza lavorare, cioè avevano i soldi senza lavorare, se ne stavano al bar, a chi si è intossicato dalla roba da bere, a chi... cioè... Ma l'esperienza dell'industria è nata subito dopo il diploma, nel 71. Ho iniziato a lavorare una settimana dopo aver conseguito il diploma e da lì è durata sino al 31 di maggio del 78, sino al primo di febbraio 85 sono stato in cassa integrazione. I primi 9 mesi di cassa integrazione non avevo manco una lira. Io avevo cercato di dare una mossa alla mia attività, alla mia vita lavorativa, e mi sono reinventato, diciamo, agricoltore con un occhio di riguardo all'agricoltura moderna, cioè l'agricoltura specializzata, la serricoltura. Nel 77 ho iniziato a lavorare in Rumianca fino all'82, quando poi c'è stato il crollo dell'impero di Rovelli ed è subentrata l'ENI. Sono entrato, avevo 22 anni. La scuola che c'era a Cagliari in quegli anni era soprattutto orientata verso la chimica industriale e quindi era uno sbocco abbastanza normale quello di cercare di lavorare in un'industria chimica che in quegli anni in Sardegna erano presenti anche in maniera abbastanza importante. Ma l'aspirazione di un ragazzo che vuole mettere in pratica ciò che ha studiato, pensando ovviamente alla chimica come un qualcosa di, come posso dire, di aulico, di pulito, di bello, mentre invece mi sono riscontrato con una realtà che non metteva in pratica ciò che avevamo imparato nei libri di scuola, ma era soprattutto al cercare al profitto, soprattutto e anche molte volte sulla pelle di chi lavorava. ...27 anni fa, sono uscito dalla Rumianca entrando in cassa integrazione nella famosa legge 501, che l'operaio entrando in cassa integrazione doveva stare a casa e non doveva lavorare, doveva aspettare la famosa cassa integrazione, il sussidio. E da che cosa dovevamo vivere noi? Quando c'ero io nel 77 eravamo circa 4.000 tra operai della Rumianca e operai delle aziende di manutenzione. La maggior parte di tutti gli operai, cominciando dal 77-78 in poi, sono andati tutti in cassa integrazione. A un certo punto cosa ho fatto? Ho cercato di inventarmi un qualcosa che restasse nel mio mestiere e allora mi ero fatto il porto d'armi e mi serviva un coltello. E ho cominciato a fare i coltellini a livelli, diciamo, professionali, per modo di dire, cercare di fare una sussistenza su questo coltellino. Però ma non era solo quello, facevo tante altre cose. Però sul coltello cercavo di inserirmi un po' di più. Noi facciamo il coltello tradizionale sardo, che è composto da un corno di montone, un'anima, un paio di ribadini, un anellino in ottone e una lama lavorata alla fucina.
uno si ritrova improvvisamente a non avere uno stipendio fisso e a doversi arrangiare per poter avere, racimolare uno stipendio. E allora uno si inventa tantissime cose e l'opportunità l'ho trovata nella mia passione. La mia passione è quella per la birra. E dopo parecchi anni ho deciso finalmente di trasformare un hobby in lavoro e quindi riuscire finalmente a creare una mia birra e poterla far assaggiare, poterla somministrare agli altri. Quindi dare comunque un qualcosa di mio, un qualcosa fatto da me che a quanto sembra vedo che è gradito abbastanza dalle persone che vengono. In questo momento siamo in 11. Quindi 11 dipendenti. Questa è l'industria nell'isola ha fatto solo danni, a parte gli inquinamenti. Vediamo i fanghi rossi di Porto Vesme e chi si è mai interessato a voler fare qualche cosa per, diciamo, per risanare quelle zone. Hanno risanato solo lo stagno di Santa Gilla, per modo di dire. Ma non che l'abbiano risanato come era 50 o 70 anni fa. Nell'impianto che c'ero io producevamo il cloro con delle celle elettrolitiche al mercurio, al letto di mercurio, per cui si può pensare all'inquinamento da, piombo, da metallo pesante che è abbastanza tossico e velenoso come il mercurio, che veniva poi nei lavaggi tranquillamente senza nessuna depurazione. I primi anni, perlomeno fino all'80, senza nessun trattamento venivano scaricati nello stagno. Si faceva di tutto, cioè le cose si buttavano tutti a così, non c'erano depuratori. Le fabbriche che hanno chiuso hanno lasciato inquinamenti. Ecco perché dico io, sarà impossibile tornare a come eravamo prima. È impossibile. In Sardegna si vantava un polo industriale non indifferente, sia dalla Rumianca, la Saras, avevano fatto un polo a Silioso, lì non è neanche cominciato, avevano fatto Little Protein, che Dio ce ne guardi, e l'hanno finita e smantellata. Tutti questi soldi che sono andati all'industria non sono andati a nessuno, perché chi ne ha giovato di quei contributi sono stati solo gli industriali che sono venuti dal continente. Sardi che si sono messi poi a lavorare in queste grosse industrie, in pensione ne sono andati quasi pochi o quasi niente. Perché Rovelli, ricordiamoci che aveva anche l'Euteco, che era una società che costruiva gli impianti, e quindi lui aveva tutte intenzioni a prendere i finanziamenti regionali per poter costruire impianti, che poi gli impianti producessero meno, quello era un problema che a lui non riguardava. E quindi dopo la duplicazione di quasi tutti gli impianti della Rumianca, noi sapevamo che prima o poi ci sarebbe stato il decadimento, perché non poteva continuare ovviamente su quei livelli. Prima di fare l'operaio io ero pastore, lo sai. Poi ho venduto le pecore. Poi vengo a fare se hanno quelli preso andare in Nantes. Bene. A spastura un troppo aras. Bene. Poi ho deciso di mi pensare e di mi entrare a Ossana. Però non lo può vendere tutto, Harve, devo. Mi dà per lasciare un peso. E Gaia tirava in Nantes, andava a tribare a Ossana, poi tornava sul monte, però devo stare sempre. Mezzo pastore e mezzo industriale, via. Poi mi aveva una mutia, si abbarrava perché 9-20 anni si industria. Hanno avvisato se mi queria andare, non mi da abbandonare, quel gai. E poi ho deciso e mi chiesto andare bene. Mi hanno dato denaro e mi chiesto andare. Può tornare a fare il pastore sempre.
e non mi ho mai pentito. Io avevo vinto la cerveza. Cali uno mi aveva venuto a riprovare, no? Di là stava buono di andare a cerveza. Però quando abito a Pingranau, mi abito andando bene, a satto bene di prendere cerveza e mi naravano. Era duro la polifabbrica, era duro. La campagna è stata dura e tutto, non stai sia da bene a fare due schiacchiere e poi si andare. La campagna era dalla seguita, la campagna. Prima di entrare a Tana c'era il pastore, si è stufo della vita di campagna, si arriva anche a essere così, no? Io ero stufo perché ho fatto sempre una vita un po' solitaria, pur avendo il nostro bestiame, mio padre era sempre a dipendenza di altri, perché mancavano i soldi. E allora ho cercato di andare via dalla campagna, ma non era facile trovare, primo perché non c'avevo studi, perché ho fatto solo la seconda via a mente, non mi piaceva studiare. Secondariamente trovare un posto non era facile, neanche allora. Si sentiva di Ottana e ho fatto di tutto per entrare a Ottana. La fabbrica sono entrato nel 1973, quando la fabbrica era ancora in costruzione. Nel 1974 sono stato assunto alla Fibra del Tirso, che era la prima proprietaria dello stabilimento di Ottana. E ho pensato magari ci passo qualche anno lì, così per, come si dice in sardo, per trampare. E poi magari qualche altra cosa, ma una volta lì dentro poi anche lo stipendio, se era poco, lo facevamo bastare. Nel mio settore, fibre acriliche, è arrivata a Montefibre. Mi hanno dato tutto a Montefibre, ma gliel'hanno data per chiuderla, perché dopo 6 anni di produzione la fabbrica è stata chiusa e mandato tutti i lavoratori a casa. E 4 anni sono in mobilità, in castigazione. Mi aspettavo che durasse. Io personalmente ero contento i primi anni, poi sono cominciati dopo alcuni anni, dopo 5-6 anni sono cominciati a subentrare dei problemi, anche fisici. Stavo male, la pressione è sempre a 180 alta, senza motivo, non avevo fatto delle analisi, non mi trovavano niente, però io finché alla fine, dopo 2 o 3 anni di ci ho ragionato sopra, ho deciso di mollare, perché il medico dottor Secchi me l'ha detto chiaro e tondo: se vuoi guarire rompi gli argini e vattene da Ottana. Me l'ha detto chiaro e tondo, e così è stato. Ho preso la decisione pur sapendo che ho rischiato parecchio, perché una famiglia piccola come ce l'avevo io, uno stipendio, era qualcosa di andare verso l'ignoto, era, perché tornare alla campagna non voleva dire guadagnare, voleva dire spendere. E anche a casa c'erano stati un pochettino dei malumori, mia moglie non era d'accordo nel modo più assoluto. Però ha prevalso il mio istinto di tornare alle origini. E io me ne sono andato e sono tornato a fare il servopastore con la famiglia. 5-6 mesi ero a posto, non stavo bene. Ho fatto 4 anni di servopastore, mi sono fatto 150 pecore e poi sono ritornato di nuovo a fare il pastore per conto mio. Mancare di aver giocato in tutto e andare innanti a pastorizia, a me non mi creava troppo. Lì nasce a su cristiani pure questa cosa. A me non mi nasce un tempo su giovane manno, e le nascevo a fare su pastore. Da minoreggio io avevo un suo canzoneggio. Hanno che sono andato a Ossana, poi che sono andato a Ossana. Perché sono andato da Reggio mio, a suo monte. Gli auguri una ende che hai tutto, visto? Però ando verso destra un'altra volta. E la pentesa tronanda, usava il pindolo.
Io ho deciso di dedicarmi alla campagna dal primo giorno che sono andato in mobilità. E piano piano sto cercando di lavorare, di renderla un pochettino produttiva. Uno la campagna se la porta dentro, vivendo qui nel centro Sardegna, perché bene o male tutti hanno avuto del bestiame a casa, o degli orti, o delle vigne, o olivi per fare l'olio. Quindi non è anche, volendo, una necessità, però diciamo che più che altro è amore per la terra, per la campagna. Perché qui è tutto genuino, qui non ci sono le grandi coltivazioni, però quello che si produce è sano. Ora produco un po' di vino, un po' d'olio. Ho impiantato un frutteto, sto iniziando già a raccogliere. Con l'idea della fabbrica ha rovinato parecchia gente, indirettamente diciamo che molti hanno venduto sia la terra sia il bestiame dall'evento della fabbrica, perché qui non è che ce ne fosse, non ce n'era neanche una nella provincia di Nuoro, fabbrica ad occupare molta gente così. E con l'evento della fabbrica la gente si è un po' esaltata, ci siamo un po' esaltati che fosse non so che. A punto e mezza hanno abbandonato la pastorizia e nessun posto sto già inserito, mi sembra che si riveva, compreso? E su una barra orgaia la sventura, perché uno aveva le pecore, ha venduto le pecore, anche se il terreno non era suo, era in affitto, poi non l'ha trovato più, compreso? Tu fai il conto che a Forni eravamo una novantina di operai a Ottana, tra la metallurgica e l'Eni, diciamo. Adesso non c'è neanche uno, tu puoi immaginare. Forse ha ridotto un po' l'immigrazione Ottana, quello sì, periodo del centro Sardegna ha ridotto un po' di immigrazione con la scusa con l'evento della fabbrica, ecco. Però poi è stata più grande la delusione dopo. Il problema che serviva al centro Sardegna erano altri, non fabbriche. Anche le fabbriche fatte in un certo modo, magari. Ottana è stato positivo a livello culturale, se non c'è dubbio. Perché rispetto a come ero prima, da ragazzino eravamo ragazzini ignoranti, che non. Fatto stesso che conoscere centinaia di persone, uscire in continente, vedere altre fabbriche, conoscere il mondo ci ha fatto diventare anche politicamente. Ci ha fatti crescere, maturare, capito? Ci ha fatto acquisire una coscienza di classe, senza dubbio. È stato molto, molto positivo da quel lato lì. Io sono entrata nella Legler di Macomer nel 74, a luglio del 74. E nell'82 chiaramente la maggior parte di quelli che sono andati in cassa erano donne, perché ovviamente le donne devono stare a casa a fare i piatti, non possono andare in fabbrica a togliere il lavoro a un padre di famiglia.
L'ultima cassa integrazione è stata quella del 2006, dove io sono andata a casa assieme a tanti altri e da allora non ho più rimesso piede nel mio posto di lavoro. Ho iniziato a lavorare in fabbrica alla fine del 95, tipo novembre 95, e ne sono uscito praticamente nel 2006, sì, nel 2006, febbraio 2006, poi la fabbrica ha chiuso completamente dal 2007, se non mi ricordo male, perché io sono andato in cassa integrazione un anno prima in pratica. Sono 4 anni di cassa integrazione, a febbraio del 2010 sono 4 anni di cassa integrazione. Siamo stati presi in giro in lungo e in largo. Ma non solo, questa azienda quanti soldi si è presa per avere questa gente a lavorare? Cioè in 35 anni quanti finanziamenti sono arrivati? Ma io penso più di 1 miliardo a testa ce lo siamo presi di finanziamento. Se l'avessero dato a noi avremmo vissuto da nababbi. Invece questi si sono portati via i soldi. Dove sono i soldi? Sono in Svizzera, in altri paradisi fiscali che adesso non mi viene in mente, però sicuramente non li hanno lasciati in Sardegna. La Allegri ha fallito, ha chiuso, oltre che per congetture esterne, cioè mercato, eccetera, eccetera, per incapacità manageriali, sicuramente, e per miopia della classe politica, anche secondo me, che non entra mai in merito ai finanziamenti che elargisce. È il malcostume, cioè tu quando finanzi un'industria privata con comunque partecipazione statale, perché c'è la Sfirs, che è la finanziaria della regione, aveva una percentuale grossissima. Capito? Lì tu non puoi dare i soldi e poi non entrare in merito, non ci sono controlli, non c'è un cazzo. Cioè tu alla fine, perché detto questo, da noi la fabbrica andava avanti a fil di ferro e scotch, su però a Ponte San Pietro ci hanno fatto l'impianto nuovo. E come noi eravamo, cioè qui hanno un debito di 120 milioni di euro, le fabbriche ormai chiuse e su c'era la fabbrica nuova. Io mi aspettavo quello che si aspettano tutti, un futuro migliore, non dover sempre dipendere da mio padre o da un eventuale marito, perché allora non ero neanche fidanzata, quindi ho cercato sempre di lavorare. Tant'è vero che ho avuto anche contro i miei genitori che per un mese non mi hanno parlato quando ho iniziato a lavorare, perché secondo loro una donna doveva studiare e aspettare che arrivasse un marito che se la prendesse. Molte famiglie pensano che una donna che entra in una fabbrica sta togliendo il pane a un uomo che dovrebbe mantenere la sua famiglia. Nel 2000, quando l'azienda ha ritenuto di ridurci lo stipendio, perché anche questa è una cosa gravissima che l'azienda ha fatto con la complicità della regione di allora, degli assessori di allora, che avevano scritto una lettera aperta a noi dipendenti della Legler che se volevamo salvare il posto di lavoro dovevamo sacrificarci e rinunciare a una fetta del nostro stipendio. Noi regolarmente l'abbiamo fatto. E adesso ci ritroviamo ad andare in pensione non più con 1.250 euro, ma con 1.000 euro di tetto massimo. E la pensione sarà in base a questo, cioè quindi avremo una pensione di circa 800 euro quando andremo in pensione, se riusciamo ad arrivarci. Quindi arrivare alla mia età e praticamente essere vissuta sempre con questa spada di Damocle sulla testa e continuare a vedere il futuro che non sai che cosa ti aspetta, perché se andrò in mobilità con una cifra che non mi permetterà di vivere. Se mio figlio decidesse di andare all'università lo ammazzo, gli dico guai a te, guai, perché io non ti potrò aiutare in questo. L'industria ha inquinato la cultura sarda, qui ha cambiato tutto, cioè qui veramente qui ha cambiato tutto. Le fabbriche solitamente hanno creato una massa sociale e anche cosciente fondamentalmente, no? Qua ha fatto un pasticcio incredibile, perché probabilmente la cultura tipica dell'individualismo, della campagna, con la fabbrica, ha fatto un bordello secondo me, non sappiamo più cosa essere probabilmente. Guardi, il futuro non è roseo, neanche per i ragazzi che rimangono e quelli che stanno studiando, non so cosa stiano studiando a fare perché non ha senso, cioè dovranno andare fuori. Più che dimenticata la fabbrica, secondo me è dimenticato il territorio in generale, perché quantomeno
da noi tutte le parti burocratiche, tipo recentemente hanno approvato il prepensionamento per buona parte degli ultra cinquantenni, quindi voglio dire, da un certo punto di vista, dal punto di vista delle tutele sociali, diciamo, degli ammortizzatori sociali, non è che ci hanno lasciato, non ci hanno abbandonato, questo va detto, e per carità. Il problema è che non si vive di sola cassa integrazione, e ovviamente la cassa integrazione non può essere spacciata come sviluppo, perché non lo è. La realtà è questa, secondo me siamo abbandonati a livello di territorio, non solo la Legler, che qui veramente prospettive, a mio avviso, non ce ne sono. Io ho figli, sì, uno dei quali in Afghanistan, per cercare un pezzo di pane. E non è vero che è andato in Afghanistan perché gli piace, perché ha scelto di fare quella vita, perché vuole fare l'eroe. No, non me lo dica nessuno che i ragazzi vanno in Afghanistan per questo. Questo famoso ingresso, io lo chiamavo la grande porta. La grande porta nel senso che era una cosa grande, ma perché ci passava una fiumana enorme di gente che correva continuamente tutti i giorni per andare a questo posto di lavoro? Sembrava una corsa a loro. E a un certo punto si aprirono i cancelli per entrare tutti dentro e vedevo questa gente correre. È stata una scena scioccante per me, impressionante, perché non sapevo, non avevo capito neanche dove stava andando tutta quanta questa gente. Ripeto, abituato a lavorare al mare, fa avere ritmi un po' più lenti, tutta questa gente che si muoveva e correva continuamente dava anche la sensazione che fosse successo qualcosa di grave, di importante. Poi a un certo punto mi giravo per chiedere informazioni e che la metà era già sparita. Sembrava come se fossero stati ingoiati da questi enormi capannoni. Dove sono entrato in Porto Durre sul 69, Freaso del 69 pare, e sono stato fino a Freaso del 72. Da voi mi hanno portato in cassa integrazione, a me un'altra centinaia di altre persone, e quindi mi sono dovuto arrangiare, eravamo su chi tenia questa passione sugli animali, tenia sul luogo, e quindi mi sono portato a fare il pastore. Cassa integrazione dopo ho fatto 8 anni. Prima dovevo trovagliare sia in campagna che in edilizia. Poi sono andato a trovagliare lì, incanto che posso molto sicuro una ramos. È durato 3 anni, e poi per buona parte è finita. E quindi ho pensato di aumentare il bestiame, mi sono posto a conto mio, e ho continuato a trovagliare in campagna. Devi abituare a soffiacolo di campagna, no a soffiacolo di Porto Durre. Da un momento che quando capitava che incontrai qualcuno di questi che trovavano in Porto Durre, l'intendeva soffiacolo da lontano, poi effettivamente lo tenivano addosso questo soffiacolo malo. Magari qualcuno era rimasto soffiacolo e sai che, beh, te una che si vede sapere che non molto mai a nessuno. Cudoso soffiacolo di neve perché era molto parizzoso. E in campagna
pago a nessuno entra della Viena. In posto duro, no. Qui il polimero non rimane a nessuno. È stata talmente tanta questa novità, data questo fragore, questo espandersi con i megafoni per le strade, e questa gente che correva, che in effetti ha sorpreso un po' tutti. E allora c'è stata questa specie di euforia generale, di droga. Invece quando ci siamo accorti che le cose non erano così rose come si poteva sperare, probabilmente qualcheduno non ha avuto il coraggio di tornare indietro. Qualcheduno è andato via e è ritornato al mare o alla terra, o addirittura ha fatto dei concorsi e ha cambiato lavoro. Però la maggior parte è rimasta lì. Io ho sempre odiato, premetto, questo lavoro. Però una volta che sei lì, vai avanti e non ne puoi, sembra che non ne possa più fare a meno, anche perché alternative di lavoro qua non ce n'erano. Da portatore si lavorava in un'officina che costruisce serbatoi, scambiatori per le grandi industrie. Adesso sono in disoccupazione perché io ho finito di lavorare a giugno del 2009. Adesso, visto che c'è la disoccupazione, ha toccato anche noi, insieme ad altri due persone, due amici, nella stessa mia situazione, nello stesso lavoro che hanno fatto insieme a me, anche da ragazzi, stiamo pensando di acquistare una barca per poter andare avanti, per cercare almeno di campare la nostra famiglia, per fare il pescatore, ritornare alle vecchie origini, fare quello che in realtà ho sempre fatto, prima di andare a lavorare sulla chimica o sulla meccanica. Produttore all'epoca non c'era niente, allora quindi diciamo quando era ragazzo mio padre gli unici mestieri che c'erano erano il pescatore oppure andavi a campagna. La maggior parte degli anziani di Porto Torres vivevano tutti della pesca. Io sto parlando quando ero ragazzino io, non è come adesso che ci sono 7 pescherie, ce n'erano 45, c'erano solo 18 lampare quando ero ragazzino io e quindi si campava dalla pesca. L'80% della gente che lavorava a Malta lavora nella zona industriale. Sì, anche mio padre ha lasciato il mare per andare sulla zona industriale. Lui ha riuscito a lavorare la pensione perché quando è andato su alla zona industriale c'aveva già una certa età, c'aveva già 40 anni. Ha lavorato 20 anni e è andato in pensione. Io mi aspettavo almeno di andare in pensione, ho 50 anni. Poi la ditta dove ero io ha fallito e quindi mi sono trovato a spasso. E a forza maggiore, l'unico mestiere che sapevo fare dopo il metalmeccanico e il pescatore, che l'ho sempre fatto da ragazzino. La nostra esperienza incomincia in quel lontano 1986, nelle numerosissime assemblee che si faceva con i lavoratori per cercare di convincerli di accettare il passaggio dalla SIR all'ENI con la messa in cassa integrazione di circa 1.000-1.100 persone che poi sono state assorbite dall'INSAR. Ecco, dicevo che in queste riunioni si andava dicendo che era possibile, voglio dire, per chi ne avesse voglia, per chi voleva mettersi in discussione, uscire anche dal settore industriale e cercare, come dipendente, cercare di costruire iniziative private. In quegli anni lì, circa 95, ci è stata data la possibilità di partecipare a un bando di gara per l'acquisizione di un campeggio che era distrutto in Marina di Sorso, campeggio che attualmente gestiamo. Abbiamo vinto la gara e quindi la società Tecnicop, con persone che provenivano tutte dal settore industriale, ha cominciato a misurarsi col settore turistico.
e in questi 10 anni, questi 14 anni, siamo riusciti a trasformare il campeggio, che era una struttura decadente, in un campeggio villaggio a 4 stelle con buoni risultati che ci consentono di, nel periodo estivo, di dare lavoro a circa 40-50 persone e di mantenere per tutto l'anno 4-5 soci a posto fisso. Oggi sono più o meno 10-12 pescherieggi. Quando ho cominciato io da ragazzino eravamo 36-37 barche. E penso che l'80% dei pescatori abbia lasciato il mare per andare a lavorare a terra. E molto probabilmente l'80% che ha lasciato, che ha ancora in forza di poterlo fare, io penso che rientrerà di nuovo a farlo. Se Porto Torres avrebbe avuto un'industria di scatolame, di questa roba qua, ogni lampara, ogni pescherieggio che fa la pescatura ci vanno 13 persone d'equipaggio. Basta che armano 10 lampare e sono 130 persone che ci lavorano e c'hanno lo stipendio fisso ogni mese. In effetti è così, prima c'erano 13 lampare qua a Porto Torres e ogni lampara che c'era c'erano 13 persone imbarcate. Io penso che il mare è una valvola di sfogo, fatto, rispettato, è una valvola di sfogo che può dare lavoro a tante persone. Perché adesso come marinai non troviamo un ragazzo che abbia 18 anni. Ormai abbiamo marinai che hanno già 45-50 anni. Il giovane non gli insegni la cultura del mare, non gli insegni la cultura del pescatore, il tipo di pesca, fatto in determinato modo, che può dare la possibilità di insegnare, di portare avanti un'attività e di farsi una vita. È una buona occasione avere delle barche qua e farle lavorare discretamente con l'attrezzatura adeguata. A Porto Torres non si sono resi conto che hanno rovinato 18 km di spiaggia. Ci avevamo una delle coste più belle del nord Italia. Ci abbiamo la Ginara, che è un parco nazionale che è in invidia di tutti. Facendo la zona industriale, sì, hanno campato qui, diciamo, mio padre, hanno campato quando è andato via dal mare, altra gente che ha campato 20 anni, 30 anni. Guarda, io sono convinto che questa zona non va a tornare mai più come te primo. Sotto è tutto veleno. Non solo, ma da sentire, chissà canto pure questa sabba che mette sotto, ormai questa è una vogna proprio. Ma una voglia chimica però. Io teorizzo che senza una forte base industriale è difficile fare le altre cose. Quando dico di forte base industriale parlo di almeno del mantenimento e della specializzazione di quello che c'è. Qua arrivano i russi, arrivano gli spagnoli, arrivano e partono, non si sa più niente. Ogni tanto arriva una società e ne licenzia a centinaia. Io non ho che dare desipero. Questa gente che è entrata ai giovani a trovare in questo tour e tanto da fare. Non vi andate in uscita. È un paese disperato, nel vero senso della parola. Perché qui la gente sta morendo di fame. E il concetto è molto semplice. E quando uno muore di fame va a farsi fottere la cultura, va a farsi fottere il ragionamento, va a farsi fottere tutto. Siamo tornati indietro di 40 anni fa, quando ero ragazzino io. La storia ci dice che dopo il tetto massimo c'è il picco massimo. Noi quel tetto ora ci siamo sopra e ci stiamo cadendo. E così hanno fatto questa industria. Questo suo padrone ha deciso di scandare e si scandano. Poi tanto si inizia, l'hanno posto in busciacco, si inizia la dosa regione, la dosa stato. E si scandano in Ungheria, si scandano in Polonia, si scandano in paesi dell'est, che un operaio gli costa da 100 euro. Sicuramente in cambio di una manciata di posti di lavoro ci faranno digerire anche le centrali nucleari. Siamo sempre stati ostaggio noi, sono ostaggio, sono operaio,
sempre mi è stato guai. Abbiamo avuto la disavventura, perché è stata proprio una disavventura, e userei anche un termine un po' più proprio, una disgrazia, essere capitata questa crisi di chiusura nel periodo delle elezioni regionali. I politici sono interessati ai voti, invece i sindacalisti sono interessati alle tessere. La tutela dei posti di lavoro è solo un mezzo. È una serie di promesse, oggi false, dimostratesi false, probabilmente non era giusto darcele. Ma la crisi attuale è la figlia della crisi che ha iniziato 30 anni fa. Se non si risolvono i problemi, ma si cercano delle pezze e neanche tanto attinenti a ciò che è il problema, è ovvio che poi prima o poi la questione degenera e oggi stiamo pagando ciò che non è stato fatto in tutti questi anni. Una svolta, deve venire una svolta storica. Come c'è stata per l'ingresso di lavoro della zona industriale, allora una volta, dovrà accadere una seconda volta, una svolta storica per un lavoro diverso. Cercare non di ripristinare questo polo industriale, combattere, stanziare soldi, ma cercare di creare un'alternativa a questa crisi. Nuovi posti di lavoro e nuovi campi. Come una barra proprio nuda, questa stura rizza, la barra ne basta. Questa cosa è una barra nuda. Li hanno chiamate cattedrali nel deserto, però secondo me bisogna chiamarle cattedrali di sabbia, perché adesso che queste qua non ci sono più, forse rimane veramente il deserto. Oggi possiamo dire che noi avevamo ragione, perché l'industria in Sardegna è una rovina, è lo sviluppo peggiore che potesse capitare, che si è mangiato i soldi del piano di rinascita e non ha prodotto nulla.